giornata tristissima per Sulmona. Sì, una giornata molto triste per la nostra comunità. Ci uniamo tutti al dolore di questa famiglia e speriamo che fatti di questo genere non possano più accadere. Questo è l'augurio che noi facciamo e in un abbraccio affettuosissimo ai genitori di questa ragazza, al fratello e a tutti i familiari. Non è possibile morire in questo modo. Assolutamente no. Che Dio fermi la mano assassina di questo sangue innocente, per sempre. Il dolore, lo strazio per questa morte, per questa strage ennesima, ma vale il monito del Papa, del Vescovo, del nostro Presidente della Repubblica contro la violenza terroristica, contro la violenza in generale per la pace. Straordinaria compostezza, straordinaria prova di umanità costituisce un insegnamento per ciascuno di noi. Sono venuto proprio per essere proprio vicino alla famiglia, perché io sono uno emigrato e faccio i complimenti alla famiglia che ha lasciato questa ragazza coraggiosa di andare a lavorare in Germania, perché qui non ha trovato nessun posto di lavoro. Oggi c'è una comunità che si è raccolta intorno a una famiglia, un dolore infinito, accanto a tutte le istituzioni che hanno tributato la giusta, credo, presenza per una ragazza che è stata spezzata da un atto folle, ma che oggi ci deve far andare oltre, perché il vero messaggio è che oggi, proprio il giorno di Santo Stefano, bisogna pensare a ricostruire una comunità, a dare un senso a questo dolore e a ripartire nella maniera più giusta per stare vicino ad una famiglia che, insomma, oggi dovrà avere una forza incredibile per dare un senso a quello che è accaduto. Tanto vicino alla famiglia, tanto, tanto, tantissimo, anche nei giorni futuri, quelli che verranno, perché magari poi i primi giorni e dopo uno purtroppo, ma non viene mai dimenticato questo, purtroppo una ragazza di Sulmona così giovane, 31 anni, non va bene, ecco, non va bene. Oggi tutta Sulmona è qui, sì, per l'ultimo saluto a questa ragazza. Sì, sì, per pregare per lei e per i genitori. Fare forza alla famiglia. Senz'altro, proprio un abbraccio di cuore a tutta la famiglia.